dalle leggi razziali al dopoguerra, gli anni difficili di Castelnuovo. Gli anni difficili di Castelnuovo. Ok. Effettiva di stampa, non so se si riesce a leggere, 15 settembre 1938, cioè 15 settembre, che vuol dire che insomma non era ancora finito di stampare che già era uscito i primi provvedimenti sulla razza, che sono del 5 settembre, che regio decreto del 5 settembre, e questo decreto poi è seguito a dei precedenti nel luglio esce quel manifesto, diciamo, e la cosa interessante è che quello lì è un pezzo del Giornale d'Italia, vedete, ed esce sotto il titolo "Il fascismo e i problemi della razza", però non è firmato, esce anonimo nella prima versione, e anche lì sulle firme poi ci sono state un po' una serie di discussioni, precisazioni, se Pendel abbia firmato o no,
non so se si riesce a leggere, forse no, i 10 punti che caratterizzano questo manifesto. Io vi leggo solo il primo. Le razze umane esistono, esistono grandi razze e piccole razze, il concetto di razza è concetto puramente biologico, in realtà questo sarà il punto su cui molti discutono, dipende, per esempio non sarà d'accordo, ma lasciamo stare. Ecco invece che esce il 5 agosto questa rivista, fondata da una famiglia ben nota, insomma, personaggio, Teresa Interlenghi. Ecco, questo è l'incipit. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre il discorso del capo, maiuscolo ovviamente, il richiamo ai concetti di razza, e così via. La questione del razzismo, vedete anche qui si riprende, questo era, c'era un po' un dibattito tra i razzisti italiani, tra quelli che privilegiavano, come fa lui qui per esempio, il punto di vista puramente biologico senza intenzioni filosofiche o religiose. Dopodiché però nelle leggi razziali, come ben sapete, è stato ricordato anche stamattina, agli ebrei vengono proibite una serie di cose, e vengono espulsi dalle scuole, e vengono espulsi dalle istituzioni, dalle accademie. Tra l'altro, l'anno seguente, e lo cito già adesso perché ci servirà tra un pochino ricordarlo, l'anno seguente, nel 39, l'Accademia dei Lincei viene, diciamo, fusa, per così dire, con l'Accademia d'Italia, che era stata istituita nel 29, che era stata inizialmente presieduta da Tittoni e poi, insomma, una serie di persone, e finalmente da Federzoni, che era un gerarca, e uno di quelli che firmerà l'ordine del giorno grande. Questa è modo propedeuci, in modo da far sì che domani, insomma, sperabilmente, quando le cose sarebbero cambiate, questi studenti potessero accedere poi all'università. La storia dei tre guidi è già stata ricordata stamattina, e quindi io mi limito a ricordare invece quali erano i corsi integrativi. Uno, diciamo, per il primo anno, uno di geometria analitica, analisi algebrica, fisica sperimentale, chimica, disegno, e poi c'era Enriquez, che ha fatto nel primo anno qualche lezione di storia. Nel secondo anno, nel 42-43, analisi 2, direi, meccanica razionale, geometria descrittiva, statica grafica, fisica sperimentale, chimica, disegno, e Enrico è ancora con un po' di lezioni di geometria proiettiva. Questo era l'orario redatto dallo stesso Di Mano Castelnuovo. Vedete, rigorosamente il sabato è libero, la lezione invece di disegno in realtà la domenica. Queste
è interessante, vedete, il primo semestre 42-43, quindi ancora fino nella primavera 43 erano fatti questi corsi. Questa è la foto appunto già vista stamattina di Castelnuovo in mezzo a Visconcini a sinistra e Lucaroni a destra. Questa invece è una foto degli studenti dei corsi. Si vede Visconcini e questo signore qua. Nel 43, in qualche modo, Castelnuovo ha ancora una vita pubblica normale, va a passeggio con la nipote e nel 43, sappiamo bene, nel luglio 43, c'è cioè il 25 luglio appunto, c'è cioè la caduta, il crollo del regime, e raccontava o scriveva meglio Emma Castelnuovo, vedete qua sotto, che insomma dopo il 25 luglio si aprì la speranza che in breve tempo venissero abrogate tutte le leggi fasciste contro gli ebrei, in particolare quelle riguardanti la scuola e l'università. Ed è, diciamo, quei primi di settembre che Castelnuovo scrive una lettera documento a quello che era il ministro del governo Badoglio, indirizzato insomma in teoria a quello che sarebbe il ministro, descrivendo un po' tutta la storia dell'università clandestina, com'era nato, il rapporto con l'Istituto Tecnico di Lausanne, con i corsi che erano stati frequentati, e alla fine chiedeva appunto, vedete, l'iscrizione, l'ammissione insomma degli studenti che avevano frequentato i due anni di corsi al terzo anno di ingegneria e quelli che avevano frequentato il primo anno, un anno soltanto, al secondo. Questa lettera documento ha una vicenda singolare, è veramente al limite incredibile, perché quella lettera dice, racconta Castelnuovo a Emma, rimasi in un cassetto dello scrittoio di mio padre e si salvò assieme a tutti i documenti dell'università, benché avvertiti da un coraggioso commissario di polizia che era stato uno studente di Castelnuovo, ecco perché l'avvertì, insomma. Questo ex studente, ovviamente, perché era commissario di polizia, insomma, era stato un ex studente di Castelnuovo, che gli avvertì che il giorno dopo ci sarebbe stata la retata famosa del 16 ottobre. E quindi il 15 ottobre lasciarono, vedete, da un momento, da un giorno all'altro, ma direi piuttosto da un momento all'altro, perché non ho saputo praticamente il giorno stesso. Quindi lasciano l'appartamento, la lettera documento rimane nel cassetto, l'appartamento viene occupato da altre persone per tutto il periodo dell'occupazione, dall'8 settembre, insomma, dal 16 ottobre a questo punto, fino alla liberazione, e quando ritorna dopo la liberazione, quando ritorna all'appartamento, lo ritrovano questa lettera con tutti i documenti. E come è già stato ricordato, no? Castelnuovo vive in nascosto a Roma sotto falsa identità. Guardate bene questa foto perché la ritroviamo singolarmente dopo in un altro documento. Questa è la ricevuta della foto che vi ha fatto, e notate che c'è scritto "a questo nome non risulta". E ci credo. Vabbè, il 4 giugno Roma viene liberata. E quindi ecco, ritorna in qualche modo alla normalità. E allora Castelnuovo, dicevo, fa pervenire quella lettera che aveva scritto a suo tempo, 8-9 mesi prima, a Guido De Ruggero. Guido De Ruggero, che era un esponente del Partito d'Azione,
e anche ministro della pubblica istruzione nel primo governo Bonomi subito dopo la liberazione, è lo stesso Guido De Ruggero al quale Croce la rilascia l'intervista nel 1911, all'epoca scriveva, cioè giornalista per così dire, è lo stesso De Ruggero a cui Croce rilascia la famosa intervista in cui dice che insomma Enriquez è un professore di matematica che si diletta di filosofia, eccetera. È lo stesso De Ruggero. De Ruggero chiama anche ancora Castelnuovo a far parte di un comitato di studio. La cosa secondo me interessante, importante da sottolineare, il comitato di studio dei problemi scolastici. Ora, siamo praticamente 2 mesi dopo la liberazione di Roma e si comincia a pensare a come deve essere la nuova organizzazione degli studi, cioè come dire, proprio la scuola diventa subito uno dei problemi prioritari. E queste frasi che vedete lì sono tratte un po' da... No, peccato che con questo siano spariti i titoli sopra, quindi perché almeno sarebbe più chiaro il contesto. Non so perché non si vedono con questo PC, ma fa niente. Allora, queste sono delle frasi prese da quel documento, cioè elaborato dal comitato e redatto da Castelnuovo, non ho messo virgolette, ma insomma c'era scritto sopra. Il fascismo ha cresciuto in maestri di un organismo, allora, la ricostruzione d'Italia, la scuola deve avere una parte essenziale, benissimo. Il fascismo ha cresciuto in malessere già presente, ha inoltre portato la corruzione e l'ipocrisia con l'imporre ai professori e agli allievi di manifestare opinioni che essi non professavano. La scuola si trova in ritardo. E poi ci sono un paio di osservazioni, oggi diremo classiste, che sono comunque notevoli, secondo me, per l'epoca. La scuola, che comunque, come dire, danno un'idea, no, di qual era un po' lo clima dell'epoca. La scuola media ha principalmente servito gli interessi di una classe, la borghesia agiata. Figli di operai e contadini sono i casi eccezionali. Hanno potuto frequentare le scuole medie culturali. Così la scuola media ha contribuito a conservare la separazione tra la borghesia e il proletariato. Parole di Castelnuovo, queste non mie. Eccolo lì, lo mette in corsivo nello stesso documento. Ogni giovane, qualunque sia la classe sociale, qualunque siano le condizioni economiche, deve essere posto in grado di seguire i corsi della scuola media, fin dove consente la sua intelligenza. E qua ripete lo stesso concetto. Nelle stesse aule e sugli stessi banchi debbono sedere accanto il figlio dell'industriale e il figlio dell'operaio. E poi c'è una cosa che veniva citata stamattina, una cosa essenziale. Questa esigenza porta alla necessità di iniziare la scuola media con una scuola unica. Siamo nel 45, il giorno dopo la liberazione di Roma, e non vorrei dire una sciocchezza, mi pare sia nel 62 che entra in vigore la scuola unica, quindi quasi 20 anni dopo. Noi proponiamo perciò una scuola unica media inferiore, vedete anche qui, questa cosa qui tra l'altro poi magari ne parlerà Paolo, ma insomma riprende quello che erano i suoi progetti di riforma scolastica che aveva fatto prima e dopo la prima guerra mondiale. Vedete, dopo la scuola unica, che cosa succede? Ci sono scuole superiori, classico, scientifico e magistrale, e scuole indirizzo professionale, commerciale, agraria e industriale. La cosa che vale la pena sottolineare casomai è che la scuola magistrale ha 5 anni, mentre invece poi sono 4 per la scuola magistrale. E poi c'è un'altra cosa che... Anche dopo le altre sono 5. 4, no. Agraria. Quadriennali. Quando le hanno realizzate? Ah no, ho capito, ma nel suo piano. Nel suo piano la scuola magistrale era di 5 e le altre di 4, poi dopo invece
andarono diversamente. Il governo italiano ha già accolto un voto di rendere obbligatorio l'insegnamento fino ai 14 anni. Anche lì a campo e cavallo, si direbbe. E come vedete, questa scuola, il programma è finito quello della scuola unica. Con ciò la democratizzazione della scuola media avrebbe avuto un suo compito, un passo notevole. E questa istanza democratica, stamattina si parlava di democrazia colta, ricompare continuamente nelle opere e nelle parole di Castelnuovo. Un mese dopo, praticamente, viene nominato commissario straordinario del CNR e predispone una relazione sullo stato dell'arte, diciamo. Inizialmente ricorda che il CNR è stato creato da Volterra, eccetera, e poi in tempi più recenti, no? La cosa fondamentale che era successa era, da un lato, che dal 1933 il CNR era passato alla dipendenza del primo ministro, insomma del presidente del Consiglio, di Mussolini sostanzialmente, e per divenire il supremo consiglio tecnico dello Stato, diceva quel decreto. E poi nel 1937 era compiuta l'evoluzione del CNR, dice che scrive Castelnuovo, che aveva assunto il carattere di alta magistratura tecnico-scientifica, e invece non più tanto quello di strumento per la coordinazione e lo sviluppo della ricerca scientifica. E questo invece è quello che Castelnuovo auspica in quella relazione, e anche il fatto che il CNR ritorni alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione, non più quello della Presidenza del Consiglio. Per chiarire l'importanza di questo passaggio, dal 1937 in poi il fatto che il CNR fosse la dipendenza del primo ministro, non del primo ministro, Presidente del Consiglio, fa sì che molta della ricerca viene piegata, per così dire, indirizzata, se volete, a quelli che erano gli obiettivi militari che l'Italia cominciava a perseguire o stava già perseguendo nel 1936 con la guerra in Etiopia. E tant'è vero che qualcuno forse non lo sa, ma il presidente del CNR era Badoglio, era dopo la morte di Marconi, Badoglio, che invece poi diventa il primo presidente del Consiglio dopo il 25 luglio, come ben noto. Dunque, ma invece è la ricostruzione dell'Accademia dei Lincei che impegna soprattutto Castelnuovo sul piano istituzionale in quel periodo. Allora, io mi sono limitato qui a richiamare alcuni punti, perché la vicenda meriterebbe un'analisi molto più, una relazione per conto suo, diciamo. Ma comunque, allora, e col 25 luglio di fatto l'Accademia d'Italia interrompe l'attività. Vi ho detto che il presidente era Federsoni, che erano i firmatari dell'ordine del giorno Grandi, e quindi anche lui, insomma, sparisce la circolazione. Il 16 agosto, quindi praticamente 3 settimane più tardi, insomma, Croce comincia a sollevare la questione della ricostruzione dell'Accademia dei Lincei. Tra l'altro Croce era decaduto, perché nel 1935 era stato chiesto il giuramento ai membri dell'Accademia, e lui rifiuta di prestare giuramento di fedeltà al fascismo. E i due punti sono la ricostruzione dell'Accademia dei Lincei, contemporanea soppressione dell'Accademia d'Italia, e epurazione dei soci gravemente compromessi. Questa è la posizione anche di Castelnuovo, questo bisogna fare, pensa che Castelnuovo lo scrive a Raffaello Mori. Nella prima, diciamo, seduta pubblica dell'Accademia d'Italia, con la presidenza Gentile, è del 19 marzo 1944 a Firenze. Questa seduta è importante perché adesso poi si farà riferimento in seguito.
ci sono ufficiali tedeschi, ministri repubblichini e un po' di accademici d'Italia, tra cui appunto Severi. Il 15 aprile 1944 Gentile viene ucciso. Nel giugno, quindi dopo la liberazione di Roma, nel giugno 1944, c'è il commissariamento dell'Accademia d'Italia disposto dal nuovo governo, il governo Bonomi, d'intesa con la Commissione Alleata. E poi ci sono il 28 settembre 1944 due decreti luogotenenziali, uno sopprime l'Accademia d'Italia e l'altro istituisce, insomma ricostruisce, decide di ricostituire l'Accademia dei Lincei. E qui comincia una lunga vicenda, perché appunto, come ha sollevato Croce il problema nel suo articolo, da un lato la ricostruzione dei Lincei era già stata decretata in qualche modo da questo decreto luogotenenziale, però c'era il problema scottante di chi erano i soci che si dovevano ammettere e quelli che invece si dovevano epurare, e questa è una faccenda che dura parecchio tempo. Il De Ruggero nomina una commissione di anziani presieduta da Croce, la quale, diciamo così, nella quale si discutono quali sono i criteri, e naturalmente i punti di vista sono diversi, e qui la racconto, taglio molto, se volete con qualche più informazione queste vicende sono narrate nell'edizione delle opere di Castelnuovo in appendice al quarto volume. Il 12 aprile 1945 c'è un nuovo comitato di anziani nominato stavolta da Arangio Ruiz. Arangio Ruiz era il nuovo presidente, era il nuovo ministro della pubblica istruzione, e la quale comitato ha l'obbligo, in qualche modo viene incaricato di stabilire con giudizio insindacabile quali soci debbono essere radiati per il loro contegno in periodo fascista, tenendo in particolare conto della loro partecipazione ad accademie create dal regime fascista o adesso ispirate, e in particolare uno dei criteri discriminati fu chi c'era in quella famosa riunione dell'aprile 44 a Firenze. E invece Arizzo, che è il presidente, a Castelnuovo il vicepresidente di quel comitato, viene affidato l'incarico di reggere e governare provvisoriamente l'Accademia fino a che viene stabilito un nuovo ufficio di presidenza. Eccolo qua, vedete, il 20 novembre 1945 la lettera del presidente del comitato degli anziani lincei dice che secondo il comitato vanno esclusi gli accademici nominati notoriamente per ragioni politiche, tipo Federzoni, tipo Grandi, insomma quelli che non c'erano niente a che fare con la scienza, e inoltre, vedete, gli accademici d'Italia già lincei che intervennero apertamente, aderirono alla seduta dell'Accademia d'Italia indetta a Firenze sotto la presidenza di Giovanni Gentile. Quindi quello è stato un po' il discrimine, no? Chi c'era stato e chi no. Il 9 e quindi conseguentemente con la nuova Accademia Severi viene curato, no? Poi dopo ritorno, anche qui un'altra storia complicata, perché poi lui ricorre, insomma, poi viene reintegrato nell'Accademia. Circolare Rizzo Castelnuovo convoca la prima seduta, Castelnuovo e Einaudi, che sono i due presidenti delle classi di lettere e di scienze, fungono da presidenti provvisori, e poi c'è la commemorazione da parte di Castelnuovo, presidente provvisorio e anche presidente della classe di scienze di Enriquez, e è significativo che la prima adunanza a classi riunite sia presieduta da Castelnuovo con un ricordo di Volterra. Il miglior modo per celebrare la rinascita, dice lui, è rievocare la figura di uno dei suoi soci più illustri, e c'è una lunga commemorazione di Volterra, e finalmente Castelnuovo viene eletto presidente nel 1946. E uno dei primi passi che fa è quello di dedicare la sala della biblioteca accademica a
25. Nello stesso 46, qui diciamo, torniamo sul piano più familiare, ci sono le nozze d'oro con la moglie, la sorella di Enrico, peraltro. Ecco, guardate queste foto. La prima in alto è la tessera numero 1 dei Lincei e la foto è la stessa della carta d'identità usata per Cafiero, cioè è la stessa foto, mentre quella qua sotto, vedete, un'altra foto è della foto della carta d'identità vera che ci aveva nel 40. Questa è una piccola singolarità, curiosità, se vuoi. Comunque. Nel 49 viene nominato senatore a vita e io volevo appunto brevemente, visto che il tempo corre, ricordare alcune cose che sono secondo me molto significative. Una delle prime, i primi scritti di Castelnuovo, guardate anche qui la data, ottobre 45, lui e Enrico scrivono la prefazione a un'edizione rivolta agli insegnanti della seconda e terza giornata del dialogo di Galilei, che doveva essere la prima di una serie di libri, di classici della scienza, appunto rivolti agli insegnanti. Quindi tre mesi dopo praticamente la fine, quattro mesi, insomma, la fine della guerra, che Castelnuovo è già impegnato in questo che è uno dei temi ricorrenti, l'attenzione ai problemi dell'insegnamento. Questi invece sono prefazioni a due opere postume di Enrico, questa è la seconda, gli dà l'occasione per un ultimo scritto. Dopodiché, appunto, è significativo secondo me anche qui, che nel 50, nonostante tutte le vicende intercorse, Castelnuovo intervenga con un discorso, di cui stamattina è stato ricordato un brano, in occasione del giubileo di Severi. Ho detto prima che era stato nominato senatore, nei suoi interventi al Senato l'unico di cui ci è rimasta traccia è un lungo intervento a favore della ricerca scientifica, in cui c'è un'analisi dettagliata ma anche qui non è difficile dire che è un intervento di attualità, si guarda qual è l'ammontare dei finanziamenti per la ricerca scientifica nel nostro paese in confronto agli altri, e si scopre che come al solito è molto inferiore, che bisognerebbe aumentare i finanziamenti per la ricerca scientifica, incrementare, dotare i laboratori di strumenti, eccetera. Lo dico così perché in realtà quando con l'amico Pietro Anastasio ho scritto un librino sulla storia, sul ruolo dei matematici dall'Unità d'Italia in poi, questo tipo di discorsi, che bisogna aumentare i finanziamenti, che i laboratori, compare nel primo intervento dopo l'Unità d'Italia nel 1861, quindi è una cosa che dire ricorrente è veramente poco. Cioè è un leitmotiv continuo che si fa, e anche giustamente, insomma, anche Castelnuovo lo ripete in questa occasione. E infine, praticamente il suo ultimo intervento è il discorso come presidente del Consiglio Esecutivo della Società Europea di Cultura. Io volevo finire con questo documento che fa riferimento alla scomparsa di Castelnuovo per incarico del Dipartimento di Matematica dell'Università di Harvard. Vorrei esprimere il mio riconoscimento, insomma la condoglianza, per la grande per la morte, per la morte del professor Castelnuovo, che era un ornamento del mondo matematico, e il suo passing away, la sua morte sarà grandemente rimpianta
caricata dappertutto. Inoltrati i miei e i nostri sentimenti alla famiglia Castelnuovo. Grazie. Grazie Umberto per la conferenza. Is there any question, remark, Italian or English? French. Una curiosità, da dove, perché tutti guardavano anche io, mi domandavo da dove è venuto il nome Caffiero. Ah sì, da... Chi è? Da... C'era un giovane borsista dell'Inda, Federico Caffiero, che poi è stato professore a Napoli, con cui ho fatto un esame. Era l'ha preso da lì. Sì, c'era questo gruppetto di giovani, insomma. Noi di giovani. Sì. Le iniziali sono le stesse. Maybe I can add a better story, much better than me. But Severi opposed to the decision of being created. Because he said that he was in Florence for this meeting of the Academy, but he was there by chance. It seems that he was really a curious person. He was there by chance. He was there for other mathematical reasons, and was brought to the meeting. No, he was brought there by the the German soldiers, and he was not willing to attend, in fact. But the German soldiers, how did they know that he was there? How did they know the German soldier? Also, this is a constant in Italy, by the way, to be there for some. It's interesting because it's human. But the other strange fact that Umberto underlined is that Castelnuovo was sympathetic with Severi. They didn't have a bad relationship, and this is astonishing to me because you know the Rivas, Severi and Rivas, they didn't say hello to each other when they met in the department, right? it was embarrassing for the young people, you know, for students. So, but nonetheless, with Castelnuovo, they had a good relationship till the end. So it's strange. Personal relationships are complicated. Okay. Thank you again.